L'Umbria è una delle regioni più affascinanti d'Italia, ricca di storia, arte, cultura e natura incontaminata. La regione si trova nel cuore del paese, circondata da colline verdi e montagne, con borghi antichi e città d'arte che sembrano sospese nel tempo. Questa regione è in grado di soddisfare ogni tipo di turista, dalle famiglie che cercano relax e tranquillità, ai giovani in cerca di avventura e divertimento, ai cultori dell'arte e della storia. In questo video, vi porteremo alla scoperta di 5 posti più belli da vedere in Umbria. Tuttavia, vogliamo sottolineare che questa regione offre molto di più di quello che potrete vedere in questo video, ci sono tanti altri luoghi meravigliosi che meritano una visita. Quindi, preparatevi a partire alla scoperta di questa regione incantevole, dove si respira l'aria pura della natura, si assaggiano prelibatezze locali, si ammirano opere d'arte mozzafiato e si vivono emozioni uniche. Prima di cominciare, se il video dovesse piacervi, lasciate un like ed iscrivetevi al canale, per aiutarci a migliorare sempre più la qualità dei nostri contenuti. Cominciamo! Ecco la nostra personale top 5 dei luoghi da visitare in Umbria. Assisi. È una delle città più affascinanti e suggestive dell'Umbria, ricca di storia, cultura e spiritualità. Situata su una collina a circa 400 metri sul livello del mare, la città è famosa per essere stata la città natale di San Francesco d'Assisi, il santo patrono d'Italia, che ha vissuto e predicato qui nel XIII secolo. Assisi è un vero e proprio museo a cielo aperto, con numerosi monumenti storici, chiese, monasteri e musei che offrono un'ampia varietà di opere d'arte e di architettura, tra cui la famosa Basilica di San Francesco, la Basilica di Santa Maria degli Angeli, la Rocca Maggiore, il Tempio di Minerva e il Duomo di San Rufino. Ma Assisi non è solo storia e arte, è anche una città viva e vivace, con mercati, negozi di artigianato locale e ristoranti che offrono piatti tipici dell'Umbria, come la pasta alla norcina, la porchetta, il tartufo e il vino sagrantino. Inoltre, la città è circondata da una natura incontaminata, con colline, boschi e campi coltivati che si estendono fino all'orizzonte. Assisi è una tappa obbligatoria per chiunque visiti l'Umbria, una città che lascia un'impressione indelebile nella mente e nel cuore di chi la visita. Spello. È famosa per il suo centro storico ben conservato, con le sue strade strette e acciottolate, le case medievali in pietra e le numerose chiese e monumenti. Tra i luoghi da non perdere a Spello c'è la chiesa di Santa Maria Maggiore, una delle più grandi della città, con la sua bellissima facciata romanica e il suo imponente campanile. Al suo interno si trovano importanti opere d'arte, tra cui la Madonna con il Bambino di Pinturicchio. Un'altra attrazione da visitare è la Porta Consolare, un'antica porta romana che risale al III secolo a.C. e che oggi costituisce l'ingresso principale alla città. Spello è anche conosciuta per i suoi fiori, in particolare per la famosa infiorata che si tiene ogni anno nel mese di giugno, durante la quale le strade del centro storico vengono decorate con tappeti di fiori. Inoltre, Spello è circondata da colline e campi di girasoli, che la rendono una meta ideale per passeggiate e escursioni nella natura. Da non perdere sono le escursioni lungo il Sentiero degli Ulivi, che offre panorami mozzafiato sulla Valle dell'Umbria. Orvieto. È una città collinare posta su una roccia di tufo vulcanico che offre una vista panoramica mozzafiato sulla campagna circostante. Orvieto è ricca di storia e cultura, ed è famosa per il suo Duomo gotico, uno dei più belli d'Italia, e per il Pozzo di San Patrizio, un incredibile pozzo a doppia elica. La città è anche famosa per il suo vino bianco, l'Orvieto Classico, che viene prodotto nei vigneti circostanti. Oltre ai suoi monumenti storici, Orvieto offre anche splendide chiese,
musei e una vivace vita culturale. Una passeggiata per le stradine del centro storico è un'esperienza incantevole, tra antiche case in pietra e viste mozzafiato. Inoltre, la città è un ottimo punto di partenza per esplorare l'Umbria, con molti altri borghi medievali facilmente raggiungibili in auto o in treno. Todi. È una città medievale dall'atmosfera magica e rilassante, immersa in un paesaggio collinare mozzafiato. Camminando per le sue strade strette e tortuose, potrete ammirare splendidi palazzi, chiese e antiche mura che raccontano la storia di questa città. Potrete anche visitare il Duomo, un capolavoro dell'arte gotica, e la Piazza del Popolo, una delle piazze più belle d'Italia, dove si trovano la Fontana del Leone e il Palazzo dei Priori. Todi è anche famosa per il suo Tempio della Consolazione, un'opera d'arte rinascimentale dall'impressionante maestosità. Ma non è tutto. Todi è circondata da una natura rigogliosa e incontaminata, perfetta per chi ama fare escursioni, trekking e gite in bicicletta. In sintesi, Todi è una gemma nascosta dell'Umbria, una città che vi lascerà incantati con la sua bellezza e la sua autenticità. Spoleto. È una città incantevole con una storia che risale a più di 2500 anni fa. Spoleto è conosciuta per la sua bellezza naturale, i suoi tesori artistici e la sua vita culturale intensa. La città ha molti luoghi di interesse, tra cui il mausoleo di Ponzio Pilato, il Teatro Romano, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, il Duomo di Spoleto, il Ponte delle Torri e il Castello di Spoleto. La città è circondata da colline verdi e montagne, offrendo una vista spettacolare sull'Umbria. È un luogo perfetto per gli amanti della natura e degli sport all'aria aperta. Qui potrete fare escursioni, mountain bike, trekking e tanto altro ancora. Inoltre, Spoleto è un luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il relax. Con le sue strade acciottolate e i suoi edifici storici, Spoleto trasmette un senso di pace e tranquillità che vi farà sentire come se vi trovaste in un'altra epoca. In sintesi, Spoleto è una città che unisce la bellezza naturale con un ricco patrimonio storico e culturale. Scoprite questa meravigliosa città e vi innamorerete del suo fascino senza tempo. Dobbiamo ammettere che è stato davvero difficile stilare una classifica per 5 luoghi da visitare in Umbria. Per questo, dobbiamo segnalarvi altri luoghi che vanno sicuramente visitati come Perugia, Narni, Gubbio, Trevi, la Cascata delle Marmore ed il Lago Trasimeno. Solo per una questione di tempo, ci soffermiamo su 3 di questi fantastici posti. Perugia è la città principale dell'Umbria, situata su una collina a circa 450 metri sopra il livello del mare. È una città di antiche origini, con una storia che risale all'epoca etrusca e romana. Oggi Perugia è una città universitaria vivace e affascinante, con un centro storico caratteristico e una vasta scelta di musei, chiese e gallerie d'arte. Inoltre, Perugia è famosa per il suo cioccolato artigianale e il celebre Festival Eurochocolate, che si tiene ogni anno. La Cascata delle Marmore è una spettacolare cascata artificiale situata a circa 7 km da Terni, nell'Umbria meridionale. È stata creata dai Romani nel III secolo a.C. per deviare il fiume Velino e prevenire le inondazioni nella Valle Reatina. La cascata ha 3 salti e raggiunge un'altezza di 165 metri. È uno dei luoghi più visitati dell'Umbria ed è possibile fare escursioni per ammirare la bellezza della cascata e della natura circostante. Il Lago Trasimeno, invece, è il più grande lago dell'Italia centrale e si trova nella parte occidentale dell'Umbria, vicino al confine con la Toscana. È una destinazione turistica molto popolare grazie alla sua bellezza naturale e alle numerose attività che offre, come il nuoto, la pesca, la vela, il windsurf e il kitesurf. Ci sono anche diversi paesi incantevoli sulle sue rive, tra cui Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno. Inoltre,
Il lago ha un'importante storia antica, in quanto vi si svolse la famosa battaglia del Trasimeno nel 217 a.C., tra le forze cartaginesi di Annibale e l'esercito romano. In conclusione, l'Umbria è una regione piena di tesori nascosti, da scoprire passo dopo passo. I posti che abbiamo elencato sono solo una piccola parte delle meraviglie che questa regione ha da offrire. Siamo sicuri che se decidete di visitare l'Umbria, rimarrete affascinati dalla sua bellezza e dalla sua storia millenaria. Ricordatevi di visitare anche le città e i borghi più piccoli, in quanto spesso nascondono autentiche gemme artistiche e culturali. E non dimenticate di assaggiare la deliziosa cucina umbra e di degustare i vini locali, che vi lasceranno senza parole. Per ora, il nostro viaggio termina qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, per noi è molto importante. Seguiteci nei prossimi video per conoscere tante altre località suggestive ed emozionanti.